Anche l'Unione Studenti del Vallo di Diano prenderà parte agli stati generali della scuola pubblica campana, in programma venerdì 24 febbraio nella Sala De Santis di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. L'ufficio scolastico regionale si siederà ad ascoltare tutti gli studenti e le studentesse campane. All'interno del Vallo di Diano, continua Teresa Maria Silverio dell'Unione degli Studenti Vallo di Diano, presentiamo una problematica non indifferente sui mezzi di trasporto, che risultano spesso insufficienti, malfunzionanti ed inaccessibili in quanto privati e non pubblici. Un'altra situazione che sicuramente presenteremo agli stati generali della scuola campana è quella dell'edilizia, sottolinea inoltre Irene Mele, che è la coordinatrice dell'Unione degli Studenti Vallo di Diano. Le situazioni più critiche, spiega, che abbiamo mappato all'interno del territorio sono il liceo Pisacane di Padula, il quale riscontra disagi come infiltrazioni, finestre rotte e acqua che pervade nella struttura, il Marco Tullio Cicerone, le cui mura all'esterno sono pericolanti, e infine il Criscuolo di Polla, che ha presentato problematiche inerenti alla temperatura delle aule. A seguito dei lavori assembleari che si terranno a porte chiuse, gli studenti terranno una conferenza stampa sempre presso Palazzo Santa Lucia.